E dunque ci siamo, finale della Coppa, della Supercoppa Euroamericana, Juventus-Barcellona. Nelle semifinali sono arrivate tutte squadre europee, però è stata una... molte squadre sudamericane hanno dato fastidio appunto a queste, alle nostre squadre europee, però alla fine credo che i valori siano quelli del, che il torneo ha fatto vedere migliori. Nel semifinale Barcellona ha eliminato il Bayern Monaco, la Juve ha eliminato il PSG, nel girone la Juve ha eliminato, intanto vediamo che stadio ci hanno messo, il De Kuip del Feyenoord, no? Lo stadio del Feyenoord, quindi uno stadio anche abbastanza prestigioso ed europeo per disputare questa finale di Coppa tra due squadre europee appunto. Staremo a vedere, adesso c'è il collegamento che partirà con lo stadio De Kuip per questa finalissima, ci si gioca tantissimo. Eccolo qua, stadio De Kuip di Rotterdam, Supercoppa Euroamericana, Juventus-Barcellona. È tutto pronto ed è iniziata la partita. Subito palla per Bentancur, avete visto le immagini del Feyenoord proiettate per terra. Bentancur, palla per Alessandro, Alessandro può tentare il cross tagliato, non è male Ronaldo, mamma mia, non è possibile, non ci credo, Ronaldo si è divorato il gol dell'1-0 dopo pochi secondi dall'avvio della partita. Questa era una palla gol colossale per la Juve, il cross di Alessandro era al bacio, qui Ronaldo non ne sbaglia mai questi palloni, clamorosa occasione, Ronaldo capocannoniere di questo torneo. Griezmann, vediamo, palla per De Ligt che la spara via subito. Dybala prova a dar fastidio di testa, Antiti, ma differenza d'altezza è evidente. Palla per Vidal, ancora Bentancur che recupera palla, Ronaldo, Bentancur dentro per Douglas Costa, Douglas Costa tenta il tiro, strozzato, credo che sarà rimesso dal fondo. Douglas Costa non un gran torneo, bisogna dirlo. No, è calcio d'angolo, completamente ben guadagnato l'angolo. Parte Bentancur, il cross in mezzo, anticipato Ronaldo, la palla esce, Alessandro, stop e tiro, ed era un gran tiro. Palla ancora in angolo, non male il tiro di Alessandro, rivediamo, soprattutto in velocità, stop e tiro, non era facile far meglio oggettivamente. Ancora Bentancur che la ributta in mezzo, stavolta la palla gira di più, ma la palla era verso Dybala, quindi è messa fuori. Alessandro la ridà ancora per Bentancur, può tentare di nuovo un cross, il cross, stavolta è per Ramsey, come l'ha presa Ter Stegen non lo sa neanche lui, l'ha presa con una smanacciata stranissima. Palla ancora per Bentancur, la gestisce, la dà a Dybala, palla buona, attenzione, Ramsey, diventa un cross quasi dall'altra parte per Douglas Costa, dall'altra parte ancora Vidal che esce, palla al piede, la Juve è partita all'attacco. Dembélé, Umtiti, palla lunga, Chiellini, non benissimo con la Juve, messa, bravissimo Quadrado, Quadrado qua un intervento provvidenziale, allora Ramsey, palla lunga per Dybala, ancora Umtiti a dargli fastidio, Dybala si gira su se stesso, poi la mette in mezzo, Douglas Costa di testa, è un regalo a Neto. Ovviamente però qui a Douglas Costa si può dire tutto, ma ovviamente non è il suo punto forte il colpo di testa. Altro gran recupero, palla di Arthur, il grande ex, palla per Dybala, Dybala vede Ronaldo, prova a servirlo, la palla, un cioccolatino, Ronaldo, la rete di Cristiano Ronaldo, la Juventus è passata in vantaggio al 31esimo con Cristiano Ronaldo, ma la palla di Dybala è una perla rara, una palla meravigliosa. Rivediamo, grande recupero di Arthur, ma guardate Dybala che sorprende Antiti con questa palla beffarda. E poi bravo Ronaldo comunque davanti a Neto a non farsi intimorire. Ronaldo sempre più capocannoniere del torneo, si è inventato alcune volte dei gol che solo lui poteva inventarsi. E risultati di 1-0. Messi deve rispondere al fuoriclasse bianconero, il fuoriclasse del Barcellona. Douglas Costa, palla lunga per Ronaldo, fuorigioco, secondo me Douglas Costa voleva darla più che altro a Bentancur. Buonissima Juve davvero, anche in questa finale era partita malissimo la Juve dopo la prima partita di questo torneo, ma si è ricompattata dopo il rischio veramente epico di una brutta figura col Paris Football Club, che da lì veramente di slancio ha fatto veramente benissimo. Chiellini ferma Suarez,
palla buona della Juve, Ronaldo gestisce il pallone alla Juve, Lagroscosta prova a inserire Ronaldo, fermato da Piqué, Neto. Finisce il primo tempo, la Juventus è avanti 1-0 grazie al gol di Ronaldo, propiziato da una giocata fenomenale di Paulo Dybala. Insomma, direi che la Juve stia meritando ampiamente questo vantaggio. Vediamo il secondo tempo. Iniziato adesso la ripresa, palla subito per Ntiti. Piqué, palla che gira per Nelson Semedo. Vidal. Attenzione, Chiellini, bravissimo a recuperare palla. Chiellini, mamma mia, ha rischiato tantissimo. Suarez stava recuperando il pallone. Poi anche Ramsey rischia tanto, ma la palla passa e arriva a Paulo Dybala che stoppa e parte in velocità. Attenzione a Dybala che quando parte in velocità è terribile. Neanche Piqué può fermarlo. Dybala, gran giocata, l'allarga per Arthur. Arthur l'alza e c'è l'anticipo su Ronaldo proprio a 1 metro dalla porta. Che occasione questa, azione meravigliosa di Dybala, bravissimo anche Arthur di prima, bravissimo anche però il difensore del Barcellona su Ronaldo, qua c'è un colpo di testa, palla messa tra le braccia di Neto che può rinviare su Dembélé. Jordi Alba, palla di De Ligt, attenzione Suarez scappa e c'è il gol del Barcellona 1-1, ha segnato Luis Suarez. Palla fantastica quella di Jordi Alba, il pareggio del Barcellona. Ci siamo fatti trovare veramente impreparati qua. Qua De Ligt non benissimo, ma giocata sensazionale di Jordi Alba, fantastica anche quella di Suarez che stoppa e tira in rete. E al 62esimo, signori, 1-1 è in parità questa finale. Sembrava veramente poco equilibrata con la Juve che poteva segnare il secondo momento all'altro, ma il calcio è strano, il calcio è bellissimo anche per questo. Barcellona al primo tiro è andata a pareggiarla, ma attenzione al pressing della Juve, Ramsey, palla dentro, Costa! Sbaglia un gol a 1 metro dalla porta, non è veramente il suo torneo per Douglas Costa, veramente bruttissima prestazione, arriva il cambio, veramente incredibile qua, la Juve ha avuto subito la palla per ripassare in vantaggio, sarebbe stata forse, non dico la parola tombale per il Barcellona, ma quasi poco ci mancava, mentalmente poteva essere una mazzata stratosferica. La Juve ha concesso praticamente una palla gol al Barcellona che è stato bravissimo a pareggiarla, veramente impressionante la qualità davanti del Barcellona. Ronaldo, Dybala, si gira, riparte Dybala, si deve fermare, la dà ancora Ronaldo, Ronaldo vede bravissimo Cuadrado qua, bella giocata di Ronaldo, Cuadrado l'alza, non male, traversa ancora e non ne va una giusta, stavolta è Ramsey che di testa l'aveva appoggiata ma becca la traversa. E palla sul fondo e adesso il rinvio di Neto, pazzesco, 73 minuti 1-1. E adesso attenzione a Barcellona che ovviamente ha preso coraggio, palla dentro per Dembélé, finta Dembélé, attenzione Dembélé, tiro, mamma mia che occasione per Ousmane Dembélé, sembrava fatto il 2-1 qua perché è veramente incredibile, Barcellona ogni volta che attacca si rende davvero pericoloso, davvero incredibile la forza di questa squadra. E attenzione adesso al pallone lungo, Chiellini tiene palla, poi Bentancur, Vidal con un fallo, meno male che ha fischiato il fallo qua perché poteva essere una palla veramente non sanguinosa di più. De Ligt, vediamo il rinvio di De Ligt in zona Dybala, ma ovviamente Dybala molto basso, viene anticipato senza troppi problemi. Bravo qua Ramsey, poi pallone che arriva Rakitic. Dybala va a dargli fastidio e ci riesce perché la palla rimane in zona offensiva anche se Rakitic è in netto anticipo. Rinvia con abbastanza calma ma sbaglia tutto, la dà Ronaldo. Ronaldo entra in area, Ronaldo la stoppa, Ronaldo vorrebbe un appoggio che non c'è. Poi lo trova ma non trova nessuno, ha cercato ma non ha trovato oggettivamente nessuno. Rinvio di Neto. Palla in zona Jordi Alba, ancora fastidio, Dybala tira ma in fuorigioco di almeno 1 chilometro e i supplementari sono oggettivamente ormai cosa fatta. Siamo ormai al 91esimo, credo che nessuno toglierà la possibilità alle due squadre di giocarsi i supplementari. Ronaldo gira per Dybala, Dybala vede Bernardeschi, attenzione Bernardeschi lo stop è così così, Bernardeschi fermato, poteva essere una buona occasione questa. Finisce qui
1-1 tra Juventus e Barcellona, pazzesco come il Barcellona con un tiro in porta abbia trovato la rete, e adesso nei supplementari la Juve dovrà veramente dare tutto per la conquista di questa coppa. Bernardeschi difende bene il pallone, la dà a Ronaldo. Ronaldo è costretto a fermarsi, però riesce a dare bene a Dybala. Attenzione alla Juve che può fare subito un'azione offensiva. Dybala! Attenzione, calcio di rigore! Calcio di rigore sacrosanto per la Juventus. Può cambiare tutto, il fallo di Junior Firpo è stato abbastanza netto. Dybala l'aveva saltato, è nettissimo il calcio di rigore. E adesso vediamo Ronaldo, Dos Santos Aveiro alla battuta del penalty che può valere tantissimo. Parte Ronaldo, rete! L'aveva sbagliato, ma l'aveva intuito Neto, ma Ronaldo non sbaglia tanto facilmente i rigori. Doppietta anche in finale, questo può essere il gol decisivo, un gol pesantissimo. Quanto pesava questo pallone, qualche fallo ingenuo quello di Junior Firpo, che giocata di Paolo Dybala e che gol, che rigore di Cristiano Ronaldo. Sembra che per lui il pallone veramente non pesi mai. E adesso la situazione ovviamente sale di livello per la Juve, scende di livello per il Barça che deve assolutamente buttarsi un po' in avanti. Finale veramente pazzesca qui al De Kuip. Parte Rakitic, palla morbida, non è una brutta idea, De Ligt la spara via, non neanche troppo lontano. Questo non era un pallone da sparare, forse in curva. Poi bravo Arthur a uscire, addirittura palla al piede, prova addirittura a lanciare il contropiede qua, forse anche qua era meglio spararla via. Vidal, bravissimo Ramsey da terra, e lancia lunghissimo Ronaldo. Ronaldo forse riesce a arrivare in anticipo sui difensori. Ronaldo ci arriva, Ronaldo ci arriva, Ronaldo ci arriva, esce Neto, Neto la prende e non c'è Bernardeschi. Che occasione ragazzi, poteva finire la partita da qui. All'ultimo secondo del tempo supplementare Ronaldo si è divorato la rete del 3-1. E adesso saranno 15 minuti di secondo tempo supplementare di pura sofferenza per la Juve. Che bella partita però, comunque possiamo dirla, bravissimo subito Bernardeschi a far capire che lui ne ha di più e deve pressare. Lancio lunghissimo, in zona c'è Alexandro, con calma Alexandro va a guadagnare la rimessa laterale. Juve deve amministrare questo vantaggio. Brava, bravo qua il pallone per Bernardeschi. Bernardeschi prova a stringere, non è una brutta idea. Bernardeschi arriva fino sul fondo, la mette dietro Ronaldo, eccolo qua, tripletta Cristiano Ronaldo. La Juventus ipoteca nettamente la Supercoppa Euroamericana, il gol di Cristiano Ronaldo, 3-1 pesantissimo, 112esimo minuto. È un gol che può valere veramente la coppa. Neto cerca di caricare i suoi, ma grande giocata di Federico Bernardeschi qua, che stringe sul, avendone di più, l'arma in più di questa squadra. Palla dietro, bravissimo Ronaldo, poi pure trattenuto da Antiti, ma non fa niente, lui la palla te la butta dentro in qualunque modo, ed è un 3-1 assolutamente meritato finora. Fine, il Barcellona ha segnato solo con quell'unico tiro in porta. Attenzione qua però Suarez, ed è traversa, ha sfiorato addirittura il secondo gol Suarez in due occasioni, stava facendo il record mondiale forse. Attenzione a Dybala, ne ha insieme a Antiti, tutte e due ne hanno poco. Dybala prova a stringere, Antiti passa davanti, ma non c'è più tempo. La Juventus vince la Supercoppa Euroamericana, è un successo incredibile, firmato Ronaldo, ha anche firmato Dybala, bisogna dire la verità, perché comunque la giocata di Dybala è stata sul 2-1 fantastica. Messi giù di morale ovviamente, altra sconfitta pesante. Vincitore della Supercoppa Euroamericana la Juventus, e Arthur con Alexandro. Arthur insomma da ex barcellonista ha fatto una gran partita. Ecco la foto di rito con la coppa, eccola qua, la Juve vince la Coppa, la Supercoppa Euroamericana. Avete visto, possesso palla pari, ma tiro in porta solo della Juve, il secondo tiro è arrivato del Barcellona al 119esimo col colpo di testa di Suarez. Avete visto credo che siano giuste anche le pagelle tranne il 5 a Szczesny, sinceramente non credo che potesse fare più di quello che ha fatto. E dunque io vi saluto, solo prima di salutarvi faccio vedere ancora una volta il bracket completo, quindi questa è la parte finale del torneo. È un bellissimo torneo, vi faccio vedere anche
le informazioni di questa competizione, quindi la classifica gol e la classifica assist. La classifica gol è dominata da Cristiano Ronaldo con 13 gol, secondo Messi con 5, e poi la classifica assist che vede Douglas Costa al primo posto con 5 assist, pur non avendo brillato, però forse quello più pesante l'ha fatto oggi Paulo Dybala con 4. E dunque ragazzi, io vi saluto, la Juventus vince la Supercoppa Euroamericana, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti!